Questo programma è offerto da... OnRace.tv, collegatevi, eh? Parola di Oriano, uscito da Sboroni. Amici di OnRace TV, come vedete alle mie spalle abbiamo Valentino Rossi che in quel di Barcellona, MotoGP, ha vinto la gara spagnola. Un weekend che però sicuramente non è stato per il motorsport mondiale un weekend da ricordare, perché il venerdì, durante le prove libere, come sapete, Luis Salom purtroppo ha perso la vita. In questo primo blocco si parlerà tanto di MotoGP, purtroppo anche di questa tragedia, e nel corso della trasmissione parleremo anche del campionato italiano GT che ha avuto il suo secondo appuntamento in quel di Imola. Andiamo subito a presentare i nostri ospiti, partendo da Antonio Caruccio, giornalista sportivo di Italia Racing. Ciao Antonio e ben ritrovato. Ciao, ciao Riccardo, grazie, ben ritrovati anche a voi spettatori. Abbiamo detto che parleremo del campionato italiano GT3, lo faremo con Riccardo Agostini, pilota Lamborghini Antonelli Motorsport. Ciao Ricky. Ciao Ricky, ciao a tutti gli spettatori. Ben ritrovato, ben ritrovato. Questo primo blocco è dedicato tutto alla MotoGP, a quello che è successo in quel di Barcellona. Io partirei prima con il ricordare Luis Salom, questo giovane driver spagnolo che purtroppo, come detto, nelle libere del venerdì della Moto2 ha perso la vita. Sì Riccardo, è purtroppo un evento molto triste, un evento che ha segnato non solo il weekend della MotoGP a Barcellona, ma di tutto il motorsport a livello mondiale, e non solo il motorsport ma anche chiaramente l'attenzione pubblica. Una tragica fatalità, un incidente di cui poi si è tanto discusso quanto e come si potesse evitare. Luis Salom era un ragazzo che ha comunque segnato il proprio percorso nel motomondiale, un ragazzo ben voluto da tutti, tant'è vero che abbiamo visto anche come sul podio tutti e tre i protagonisti, Rossi, Marquez e Pedrosa, l'abbiano voluto ricordare. Tornando invece, cercando di andare avanti, come la stessa FMI ha deciso di fare, non annullando il weekend, concentriamoci su quello che è il risultato sportivo. È stata una gara con un'atmosfera non facile, una tensione palpabile nell'aria, la volontà comunque da parte di tutti di non dimenticare e di andare avanti. C'è stata anche una sterile polemica riguardo la modifica della pista, proprio portata avanti dai piloti della Yamaha, Rossi e Lorenzo, che sono stati richiamati da parte dei loro colleghi a un atteggiamento morale di maggior rilievo. Probabilmente anche per questo, al termine della gara, Rossi e Marquez hanno messo la parola fine alla loro battaglia, questa diatriba che andava avanti ormai da 9 mesi, dallo scorso anno. Con una bella stretta di mano. Una bella stretta di mano in parco chiuso che ha sancito il ritorno di Rossi alla vittoria. Una vittoria che mancava da un po', una vittoria sfumata al Mugello per i problemi tecnici. Una vittoria che non sembrava possibile, perché con la modifica della pista le Honda erano effettivamente le moto avvantaggiate, perché con il nuovo settore, con configurazione da Formula 1, quindi con una doppia chicane al posto delle due curve veloci, ha dato modo alla Honda di mostrare in qualifica una superiorità notevole, con appunto la casa alata che ha preso una pole position segnata addirittura con le gomme dure. Certo. E una gara comunque divertente, entusiasmante. Uno strepitoso Valentino Rossi è partito quinto, è partito male, se si può dire. Sì, sì, non è partito bene. Nelle prime battute ha imposto il suo ritmo. È stato molto bravo, ha recuperato da subito posizioni su Vignales, la Ducati di Iannone, si è riportato sotto il compagno di squadra che aveva invece una scelta tecnica differente, ricordiamo, quindi comunque una vittoria dovuta ad un assetto e da una gomma diversa tra Lorenzo e Rossi. Lorenzo che purtroppo non è arrivato al traguardo perché è stato vittima di un incidente con Andrea Iannone che l'ha tamponato in fondo al rettilineo opposto a quello dei box. I due sono finiti per terra, anche lì c'è stato un accenno di polemica tra il mallorchino e l'abruzzese, con Andrea che, essendo la seconda volta
che fa un'azione di questo genere dopo aver colpito il compagno di squadra Dovizioso a inizio stagione, partirà dalla prossima gara di Assen dal fondo alla griglia di partenza. Un buon risultato anche per Honda, che ha visto Marquez chiudere comunque al secondo posto e balzare in vetta alla classifica con 125 punti. E ha visto tornare anche Dani Pedrosa sul podio. Un risultato per la Honda importante, visto come era partita questa stagione con una partenza un po' a rilento, con certo, entrambi i piloti sul podio. Ricky, pensavi che Marquez, quando mancavano due giri al termine, quando ha passato Rossi, potesse andarsene? Ma guarda, onestamente la performance di Marquez è stata fino a tre quarti di gara buona, riusciva a tenere agilmente il passo di Valentino Rossi. Nel momento in cui l'ha passato pensavo potesse guadagnare qualche metro in modo tale da poi provare ad ottenere la vittoria. Poi quando ho visto che Valentino è riuscito subito a risopravanzarlo, non c'è stato niente da fare per lui. Valentino probabilmente aveva conservato meglio le gomme, seppur stando in testa tutta la gara, e ha dimostrato di avere con la sua Yamaha una superiorità tecnica notevole. Ecco, gli ha fatto un'infilata Valentino, veramente da campione, eh? È stata una bella manovra. Non a caso questa è stata la decima vittoria di Rossi sul circuito di Catalunya a Montmeló, un circuito dove aveva vinto in tutte le classi e già aveva dato dimostrazione solo qualche anno fa, proprio con Lorenzo, con un bellissimo sorpasso all'ultima curva. Diciamo che la caduta di Lorenzo in qualche modo ha favorito il recupero sia di Marquez, che ora è leader del mondiale, ma anche di Rossi, che segue solamente a 103 punti. E quindi una seconda parte di stagione, una parte centrale di stagione adesso concentrata in Europa, sicuramente molto aperta. Ecco, io al driver Lamborghini Riccardo Agostini non gliel'ho mai chiesto, ma a te ti piacciono le moto, la MotoGP, la segui? Guarda, io seguo la MotoGP come seguo la Formula 1, sono quasi più appassionato nel vedere le gare di moto perché sono sicuramente più emozionati al giorno d'oggi, ahimè aggiungo. E sono un gran tifoso di Valentino Rossi, vederlo trionfare a Barcellona è stato sicuramente un'emozione, seppur ricordiamolo è stato durante un weekend non così felice. Io spero che possa confermarsi ai vertici nei prossimi appuntamenti e mi auguro possa lottare per la conquista del titolo che purtroppo gli è svanita l'anno scorso. Bene, proprio con Riccardo Agostini che ritorneremo a parlare, questa volta di Gran Turismo, di Lamborghini e di campionato italiano GT3, subito al termine del nostro primo break pubblicitario. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Nini Virta. Velocità, sicurezza, flessibilità, affidabilità. Ma non solo, anche tanta, tanta attenzione alle vostre merci, con la garanzia di utilizzo del partner più adatto al vostro business nei paesi scandinavi e in tutto il mondo. Nini Virta. Via camion, via mare, in aereo e un vasto parco mezzi adattabili a tutte le vostre esigenze. Operazioni doganali in sede, personale altamente qualificato. Nini Virta. Dal 2007 i primi in Italia a gestire il magazzino con etichette in radiofrequenza per controllare costantemente le vostre merci. Come avere in pista radio box a bordo. Per vincere non basta essere veloci, ma bisogna essere precisi ed affidabili. E noi lo sappiamo. Nini Virta, vincenti insieme a voi. Dal podio di Monza di gara 2, prima prova del campionato italiano Gran Turismo 2016, le nostre telecamere di Orres TV e tutto il circus del campionato italiano appunto GT si sono spostati in quel di Imola, dove abbiamo ritrovato Riccardo Agostini, il team Antonelli e il tuo compagno Alberto Di Folco ancora una volta impegnati in questa bellissima serie che vede vetture da urlo come quella che piloti tu, una straordinaria Lamborghini Huracan. Come sono andate le cose in quel di Imola, Ricky? So che il weekend non è partito nel migliore dei modi.
Sì, Ricky, è stato un weekend anche questo un po' difficile. Siamo partiti in qualifica e di conseguenza in gara 1 dalla quarta posizione, dalla quinta. Sono riuscito nel corso della prima tornata a risalire in quarta posizione, cercando di mantenere per due giri un agguerritissimo Pezzucchi che risaliva dalle retrovie. Ho consegnato la macchina al pit stop in quinta posizione al mio compagno Alberto Di Folco, che avendo scontato la penalità si è ritrovato a dover recuperare anche lui alcune posizioni, però diciamo, ottenere una quarta piazza avendo scontato una penalità è stato sicuramente un risultato positivo per noi. Ecco, sicuramente non avevate tutta quella velocità ritrovata a Monza, che avevate a Monza. Sì, nel weekend di Imola ci si aspettava qualcosa di più in termini proprio di prestazione. Dopo aver effettuato i test proprio nel circuito del Santerno eravamo molto fiduciosi, la macchina sembrava rispondere bene. Sicuramente il distacco accusato in qualifica non ci ha favorito molto, pensavamo in qualcosa di meglio, però devo dire che il risultato al termine della gara è stato soddisfacente. Come sempre ci si aspetta qualcosa di più, stiamo puntando già dal primo weekend di Monza alla vittoria e sono sicuro che nelle prossime gare arriverà. Presto arriverà. Un focus su questa gara 1 di Imola, Antonio Caruccio. È stata una gara sicuramente molto entusiasmante e divertente. È stata una gara che aveva visto all'inizio una doppietta Lamborghini del team imperiale. La vittoria era andata all'equipaggio Bortolotti Mull e sul secondo gradino del podio invece erano saliti Giovanni Venturini e Stefano Pezzucchi. Purtroppo proprio questa macchina, un'altra Huracan GT3, è stata squalificata per un'irregolarità tecnica trovata dai commissari nel condotto di aspirazione, motivo per cui è stato privato del podio questo equipaggio. E un campionato che comunque si dimostra molto aperto e combattuto. Ci sono le Lamborghini e le Audi, che sono due auto di per sé abbastanza simili, se vogliamo, dal punto di vista della telaistica, ma che godono di un balance delle performance leggermente diverso. Questo chiaramente porta magari in alcune situazioni, soprattutto adesso inizio stagione, una vettura ad essere più avvantaggiata rispetto all'altra. Va detto che nel campionato italiano comunque Ferrari riesce sempre ad avere un exploit, come era accaduto nel primo round di Monza e come sicuramente accadrà nelle prossime piste, come potrebbe ad esempio essere quella del Mugello, sempre favorevole alla 458. Un campionato che vede tante vetture al via, che bellissime tra l'altro, bellissime vetture. Vedere queste vetture di lusso da oltre 500 cavalli sfidarsi. E poi c'è da dire che sono molto ravvicinate le distanze. Sì, questo sia dal punto di vista del campionato come punteggi, sia dal punto di vista delle prestazioni. Questo chiaramente aiutato da un BOP, o vale a dire da un balance delle performance, che aiuta le monoposto ad essere tutte in un range abbastanza contenuto. Non vedremo quindi mai dei distacchi da 2-3 secondi in qualifica, ma di solito siamo nell'ordine dei due decimi, addirittura dei centesimi e dei millesimi, proprio perché l'organizzazione cerca di tenere aperta fino in fondo il gioco per il titolo finale. Questo magari a volte può non essere l'ideale per equipaggi o squadre particolarmente competitivi, però è il bello del campionato. Questo è il motivo per cui ci sono due qualifiche e due gare, questo è il motivo per cui a fine stagione i distacchi sono sempre molto risicati. Certo. Ricky, cosa si prova a guidare una vettura del genere? Sono curioso, mi sono arrivate anche delle mail che chiedono questo, in virtù delle tue puntate che ti vedono spesso protagonista all'interno dei nostri studi televisivi di Sport Italia, mi chiedono: ma puoi chiedere a Riccardo Agostini davvero cosa si prova all'età di 22 anni guidare una vettura da quasi 600 cavalli? Ma guarda Ricky, guidare una Lamborghini piuttosto che una Ferrari, una Porsche o qualsiasi auto di lusso in pista è un qualcosa di sensazionale, ti trasmette delle emozioni importanti, allo stesso tempo devi prestare attenzione a come gestisci appunto la vettura. Con 650 cavalli in pista non si gioca, ma diventa un qualcosa di serio. Però chiaramente io come pilota, ma anche gli altri, facciamo un mestiere e allo stesso tempo ci divertiamo, di conseguenza salire in macchina è sempre un divertimento.
Auguro ovviamente a tutti un giorno di poter provare una macchina di questo tipo su una pista, perché correre in strada diventa più pericoloso, e quindi se sarà Lamborghini meglio ancora. Esatto. Senti, ci porti a fare un giro con te? Noi abbiamo preso un tuo camera car proprio di Imola, una pista tra l'altro, correggimi se sbaglio Riccardo, difficilissima da interpretare, e vorrei che ce la spiegassi. Sì, Imola volentieri, io ho un filmato di un mio giro proprio qui sul telefono che mi aiuta a percorrere appunto il circuito. Partiamo dal rettilineo principale, dal lungo rettilineo che ci porta alla prima staccata ad una velocità di 280 km orari circa, la prima staccata molto forte, si sale sul primo cordolo di sinistra, si sacrifica un po' la seconda curva a destra per poter fare in pieno la terza curva, un rettilineo che ci porta ad una velocità sostenuta alla curva della Villeneuve, anche qui è importante dover salire sopra i cordoli per portare velocità poi in uscita. Arriviamo ad una curva abbastanza lenta, la curva della Tosa, che ci mette su un rettilineo in salita abbastanza lungo, arrivando alla curva Piratella, una curva molto veloce che si fa in terza barra quarta marcia. Dopodiché percorriamo un rettilineo in discesa che ci porta alle due curve delle acque minerali, due curve e una staccata molto importante, utilizziamo la terza marcia qui per poi rimetterci in un rettilineo in salita arrivando alla variante alta, la chicane più lenta del circuito. Qui molto importante riuscire ad andare sull'acceleratore molto presto per portare velocità nel rettilineo successivo, che ci porta alla prima curva delle Rivazza. Frenata anche qui molto decisa, importante, si sale un po' sul primo cordolo di sinistra, ci si allarga e si prende un buono slancio, una buona rincorsa per poi rimetterci nel rettilineo principale. Ecco, c'ho ancora i brividi per questo giro, ma quanto va forte questa vettura? E diciamolo Antonio, anche lui. È una bella combinazione. È una bella combinazione. Ancora tanta Imola, subito dopo il secondo break pubblicitario. Balzarotti Ascensori, da oltre 50 anni leader in Lombardia. Affidati a noi per l'installazione del tuo impianto o la manutenzione del tuo ascensore di qualsiasi marca e modello. Dormi tranquillo col nostro servizio di pronto intervento 24 ore su 24, preventivi rapidi e personalizzati per ogni esigenza. Contattaci al sito www.balzarottiascensori.it. Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, vettura da corsa con 240 cavalli e un peso di 930 kg. Vuoi stupire? Regala le gift card personalizzate il tuo sogno in pista. Regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina. Tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista. Per informazioni www.iltuosognoinpista.it. E dal sole veramente estivo del sabato si è passati a temperature autunnali, piogge della domenica. Tutto questo ha veramente mescolato le carte. Riccardo, quant'acqua avete preso? Ma guarda, onestamente è il primo anno durante tutta la mia carriera automobilistica e kartistica che mi capita di correre due weekend consecutivi sotto la pioggia. Per il momento porta bene, nel senso che in gara 2 a Monza abbiamo ottenuto un secondo posto, nella gara 2 di Imola un terzo posto. Purtroppo io nella seconda gara di Imola non ho effettuato alcun giro, nel senso che dopo avermi consegnato la vettura in terza posizione
Ricordiamo che è stata esposta la bandiera rossa che determinava appunto la fine della gara a causa una situazione meteo e pista impraticabili. E abbiamo concluso la gara con ancora 17 minuti da percorrere e questo è il motivo per il quale anche abbiamo ottenuto i punti dimezzati, non solo noi ma anche le altre squadre, gli altri piloti. Che dire, Ricky, purtroppo non posso raccontare molto di questa gara, faccio complimenti al mio compagno di squadra che è riuscito sicuramente in una situazione difficilissima a portare a casa la macchina prima di tutto ed un risultato che ci ha permesso di salire sul podio. Ecco, tra l'altro partiva dall'ottava posizione Alberto, quindi è stato bravo a consegnarti la macchina in terza piazza. Sì, Alberto partiva in ottava posizione, ricordiamolo bravissimo sotto un diluvio importante a gestirsi, aveva anche una performance che gli poteva permettere di ottenere una posizione più alta e potevamo sicuramente, se avessimo potuto terminare la corsa, giocarci la prima posizione o anche la seconda. Ahimè, le gare sono così, siamo comunque molto soddisfatti del risultato ottenuto e questo ci fa ben sperare per i prossimi appuntamenti. È stato ben difficile anche rimanere in pista, abbiamo visto tantissimi testacoda. Sì, tantissimi testacoda, purtroppo altre macchine andate anche a baciare, se così possiamo dire, il muro. Anch'io ho avuto una piccola escursione sull'erba proprio nel momento in cui abbiamo effettuato il cambio pilota. Ripeto, una condizione di pista impraticabile. Io sono stato il primo alla radio a dire al mio team manager, al mio ingegnere, guarda che la situazione è difficilissima, quindi ho cercato di rimanere in pista e di aspettare un po' la decisione da parte degli sportivi. Focus velocissimo su gara 2, Antonio. Focus velocissimo anche perché la gara è stata particolarmente esatto. Breve, quindi non abbiamo molto di cui parlare. No, in realtà è curioso notare come a Imola, solo poche settimane prima del GT italiano, si fosse corsa la gara della European Le Mans Series, che è una gara di durata di 4 ore, che ha visto una situazione molto simile a quella del campionato italiano, vale a dire che delle 4 ore che si sono disputate, 1 e un quarto praticamente è stata neutralizzata proprio per l'arrivo di una fortissima pioggia, come nell'occasione del GT italiano in cui ha corso Riccardo qui con noi. In quell'occasione la gara è stata prima neutralizzata con la full course yellow e poi con la safety car finale. Questo a significare cosa? Anzitutto che Imola è una pista molto difficile in condizioni di bagnato, non solo per le situazioni proibitive come quella di quell'occasione, ma per configurazione con questi sali scendi si creano dei rivoli d'acqua, per cui è particolarmente difficile e anche pericoloso a volte tenere la macchina in pista. Dal punto di vista del campionato italiano invece che cosa è cambiato? Beh, è cambiato il fatto che ad esempio si sono avvantaggiati di questo punteggio ridotto, perché ricordiamo, per regolamento se non si raggiunge il 75% della gara non viene assegnato punteggio intero. Per fortuna era stato raggiunto il cambio pilota, quindi il 50% della gara più un giro era stato percorso ed è stato così possibile dare la metà del punteggio disponibile. Se ne avvantaggiano i leader di campionato. In questo momento Mirko Bortolotti e Jérôme Muhl con 48 punti che vedono a una sola lunghezza di distacco l'Audi R8 di Philippe Bouquerque e Marco Mappelli. Perché se ne avvantaggiano? Perché col punteggio ridotto loro hanno preso un solo punto invece che due, e Albuquerque e Mappelli, che hanno vinto invece la gara, hanno preso 10 anziché 20. Certo, quarta posizione per la coppia Riccardo Agostini e Alberto Di Folco, che sono a sole 15 lunghezze dai leader. Noi al termine di gara 2 di Imola abbiamo sentito Marco Antonelli. Vuoi sentire cosa ci ha detto? Andiamo. Sì, qui a Imola è stato un weekend positivo per metà alla fine, perché un problema in qualifica ci ha condizionato un po' tutta gara 1, però siamo usciti bene dal fine settimana, perché abbiamo recuperato i punti in classifica grazie a gara 2, anche se è finita prima per un problema di incidenti vari e bandiera rossa. Quindi 50%, mezzo bicchiere pieno e mezzo vuoto, tutto sommato non mi posso lamentare. Beh, belle come sempre e puntuali le parole del tuo team manager Riccardo. Ecco Ricky, abbiamo visto che in quel di Imola tanti tuoi follower e sostenitori sono venuti nel paddock romagnolo. Una bella cosa anche per te.
Sì, sicuramente tra Monza ed Imola le persone che sono venute a vedere la mia gara sono state molte. Ringrazio ovviamente tutti e quindi la visibilità quest'anno è ampia. E spero, ripeto, di continuare a far bene nel corso del campionato, sicuramente una quarta posizione attualmente che ci permette di essere tutti ravvicinati, quindi di poter lottare gara dopo gara per la conquista del titolo. Sicuramente la performance non ci manca, abbiamo una squadra molto competitiva, una macchina altrettanto, sicuramente saremo fra i protagonisti nelle prossime gare. Bene, noi ti ringraziamo per la tua presenza, Riccardo Agostini, in questa nostra puntata di Orrace TV dagli studi di Sport Italia, e carico come sempre per i prossimi appuntamenti. Grazie Ricky. Grazie a voi, grazie a tutti e alla prossima. E ringraziamo naturalmente il nostro super Antonio Caruccio, giornalista sportivo di Italia Racing, che è un piacere avere nei nostri studi, e io in questa circostanza vorrei anche ringraziare il portale per cui lavori, Italia Racing, che ci dà sempre degli ottimi aggiornamenti. Sì, Riccardo, grazie a voi, anche a nome del nostro direttore Massimo Costa. Bene, a settimana prossima, grazie mille per averci seguito. Questo programma è stato offerto da Orrace.tv, collegatevi, parole di Oriano, uscito da Sboroni.